Momento della musica, e che musica e in che giornata, perché appunto oggi ricordiamo è Santa Cecilia, patrona della musica, e allora con Ideale di Francesco Paolo Tosti ad accompagnarla sarà il maestro Enrico Zucca e la voce è quella incantevole di Chiara Taigi. Chiara Taigi, grazie, grazie Chiara, raggiungici, grazie. Questo è l'applauso grazie. Del pubblico, grazie al maestro Enrico Zucca che ritroveremo fra pochissimo. Grazie tanto. Benvenuta Chiara. Grazie, buongiorno. Ciao, buongiorno Chiara, prego, a tutti. Accomodati e ancora grazie. Grazie a voi, buona Santa Cecilia a tutti i musicisti che sono in ascolto e a tutte le persone che amano la musica. Chiara, ci hai lasciato tutti senza parole. Io vedo il davvero? Pubblico, siamo tutti incantati. Grazie. Sei meravigliosa. Grazie. Meravigliosa è la musica che ci trasmette questa grande forza, ma soprattutto che ci dà la gioia, come dice Padre Alberto Maggi, di essere gioiosi. Perché dovremmo tutti avere un piccolo libro di Padre Alberto sul comodino prima di andare a dormire e capire l'etica che non appartiene solo a persone di fede, ma anche a noi, che dobbiamo rispettarla. È per questo che io sono qui, a lasciare un messaggio di
di grande forza sociale. La musica travalica qualsiasi barriera, non solo le nostre barriere interiori, ma anche le barriere che esistono nei luoghi. E te sei appena, a proposito di luoghi, ritornata da un posto lontanissimo con un pubblico, immagino anche diversissimo dal nostro, che è la Cina. Mamma mia, ma ero a Nanjing. Che esperienza è stata? Nanjing è la seconda capitale appunto di questa enorme, enorme Cina, tanto grande. Pensate, 24 ore di viaggio, 24 ore per raggiungere questo posto che poi era così grande come il nostro Circo Massimo. Abbiamo visto i grandi concerti di Ultimo, dei nostri grandi gruppi rock, e io ero come un gruppo rock in Cina per loro. Ci stiamo vedendo. Vedete l'aria della luna, hanno scelto questo repertorio romanticissimo, quindi abbiamo potuto constatare proprio, c'erano diversi elementi dell'orchestra italiani che ha scelto il maestro Xian Zhang, vedete, un direttore d'orchestra quasi italiano, però una donna formata da Lori Masel, e soprattutto che è stata così generosa da volermi assolutamente in questo enorme concerto dei popoli, perché ho cantato in quattro lingue: cinese, cecoslovacco, e poi insomma italiano con Rossini, con la tarantella. Ho visto un pubblico sì eterogeneo, ma che voleva cantare con me. Infatti ti volevo chiedere proprio questo, ma come ti ha accolta il pubblico cinese? Hai notato delle differenze rispetto a quello italiano? C'è qualche curiosità? Sì, la curiosità di sentirmi cantare in cinese. Ma infatti, Chiara, ci dici qualcosa in cinese? Certo, quando ho iniziato... Era tutto in cinese. Ma scusate, 10:16, chi di voi ha mai sentito cantare in cinese? Perché per me è la prima volta. Non solo cantare a quest'ora del mattino, ma in cinese. Sì, vabbè, ormai chi è della famiglia di appunto TV 2000, quando si viene a cantare alle 9:30, alle 10, l'alzata per chi vuole fare il cantante seriamente è alle 4. Grazie. È alle 4, grazie. E bisogna farlo con amore, perché sennò non si potrebbe dare un canto, una fruibilità così diretta. Lì addirittura non riuscivo a respirare dall'umidità, perché ero all'interno di una foresta, la foresta di Nanjing. Era la festività della luna, che è la luna più importante, perché è la luna della semina, quello che raccoglieranno loro nei campi, sarà appunto festeggiato in questo periodo. È l'ultima luna prima dell'inverno, come per noi abbiamo le nostre usanze, il Natale, appunto, che è la festa nostra cattolica, scusatemi. Prego. E quindi io ho rispettato il dettame più importante di una festività. Vedete che ambiente enorme, avevo un disco volante sopra la testa. Bellissimo, pazzesco. Bellissimo. 4200 metri quadri era solamente il palcoscenico, i LED wall, che vedete, quei grandi... il nostro studio è un po' più piccolo. Non fa niente, ma c'è tanto cuore. C'è tanto cuore, ci fai un altro regalo insieme al maestro Zucca? Sì, è un regalo. Un regalo che è inerente alla cronaca che abbiamo vissuto tutti, e poi vi spiegherò perché non mi voglio emozionare. La voce vive di grandi emozioni, quindi non voglio che mi viene il grouping alla gola. Giusto, e allora? E non t'amo più. Una donna che dice non t'amo più ha ragione di farlo ed essere felice di dirlo. Quindi è un'altra aria. Prego, Chiara. Il palco è tuo, grazie al maestro Zucca. Non t'amo più di Francesco Paolo Tosti. La voce è quella di Chiara Taigi. Ricordi ancora il te che ci incontrammo, le tue promesse le ricordi ancora? Folli d'amore io ti seguì, ci amammo e accanto a te sognai folle d'amore. Sognai felice di carezzi baci, una catena di regole. Ma le parole tue
Grazie Chiara Teigi, grazie al maestro Enrico Zucca, ancora una volta, prego Chiara, raggiungici ancora, prenditi l'applauso del nostro pubblico. Abbiamo un maestro che non suona il pianoforte, viene chiamato l'uomo orchestra, dovete sapere, nel nostro ambiente, perché fa suonare... Chiara, la scelta di questo brano non è stata casuale? Assolutamente no. Ripeto, io ho un pusher molto importante che è padre Alberto Maggi e mi ha dato una forza da quando io l'ho incontrato in questa trasmissione, in questo studio. Diciamo che è il mio faro, la mia luce. Lui parla sempre della morte con gioia, ma questo brano è stato dedicato a Giulia perché avrebbe dovuto dire non t'amo più, con la certezza che la sua vita potesse essere la vita di ogni ragazza. Quindi. E la musica riesce a fare questo, riesce a parlare anche a questo. Qui ero a Sant'Ignazio di Loyola
Ecco, ricordiamo un altro grandissimo sacerdote, Padre Vincenzo, che mi ha dato la gioia di scrivere e di realizzare la mia opera Ego Vinci Mundo, Io ho vinto il mondo, proprio a Sant'Ignazio di Loyola, una chiesa che ha qualcosa, non solo perché diciamo è gestita da padri gesuiti e quindi si ricollega al nostro Papa Francesco, ma perché diciamo ha un abbraccio familiare. È così grande, così immensa quella chiesa e così mamma. E quindi mi ritrovo molto bene nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola. Ecco, vedendo queste immagini mi avete dato una grande emozione, grazie. Grazie a te, grazie. Chiara. Anche per te, Chiara, il canto è una preghiera. Assolutamente, dovrò siglare questa mia... È una bandiera. È una bandiera, è come la bandiera della pace, che potrebbe essere con tutti i mondi. E potremmo fare una bandiera dove il canto è preghiera. Sant'Agostino lo diceva, chi canta prega due volte. Ma anche se noi non sappiamo pregare, ecco, vedo tante etnie meravigliose in mezzo al pubblico e così ci sono in mezzo alla gente che vive come noi. Possiamo pregare cantando, non è importante dire delle giaculatorie o fare... E lo dice una persona che lo fa sempre, perché è l'unica maniera per entrare in un contatto con un divino che c'è anche in noi. Ora non voglio fare troppa filosofia, però chiedere aiuto è la cosa più bella, perché è una parola magica, è come chiedere un caffè, pum, il bar lo fa, il caffè. Invece aiuto, mi aiutate? Se noi avessimo avuto orecchie per aiutare veramente le persone in difficoltà, oggi non staremmo qui a parlarne. Io non voglio parlarne. Uno degli appellativi di Maria è proprio Madonna del Soccorso, perché proprio ecco lei che riesce ad arrivare in aiuto. Allora a proposito della preghiera, ci vogliamo lasciare con un altro bel momento. Di preghiera e di canto, Chiara. Sì, io vi ringrazio che tantissimo. Ave Maria è l'Ave Maria di Caccini, ma l'ha scritta Vavilov, quindi è un compositore russo. Io sono stata spesso a San Pietroburgo, proprio a Ekaterinenburg, dove lui è Ekaterinenburg, dove c'è il palazzo degli zar estivi. Ci sono tanti palazzi e lui è proprio che riposa in pace dietro. È un'Ave Maria diciamo che raccoglie un sentimento quasi filmografico, perché ci potrebbe ricordare Morricone, ci potrebbe ricordare, è un'Ave Maria appunto accogliente, la possiamo cantare tutti. Grazie. La lasciamo cantare a te. Grazie. Accompagnata sempre dal maestro. Grazie. Prego. Oh,
Grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie, Chiara. Grazie, Giacomo. Grazie. E grazie. Grazie a tutti. Infinite grazie. Buona vita a tutti. Buona vita a voi e buona vita a chi ci segue da casa. Grazie Chiara Taigi, grazie al maestro Enrico Zucca. Noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo e continuiamo il nostro mercoledì, a fra poco.